Papa Giulio II, il cui nome di battesimo è Giuliano della Rovere, nasce il 5 dicembre del 1443 ad Albisola. Si guadagnò l'appellativo di Papa Terribile. Inizierà la sua formazione presso i frati francescani, avvicinandosi a sua volta alla carriera ecclesiastica. Venne nominato vescovo dalla diocesi francese di Carpentras nel 1471, grazie all'influenza dello zio, divenuto nello stesso anno Papa Sisto IV. Sempre nel 1471 viene nominato cardinale con il titolo di San Pietro in Vincoli, appartenuto precedentemente a suo zio. Ottenne grande influenza e riuscì a ottenere 8 vescovati e l'arcivescovato di Avignone. Nel 1473 Sisto IV lo incarica di riportare sotto controllo una ribellione avvenuta in Umbria. Si metterà quindi al comando delle truppe che fermeranno le rivolte. Nel 1480 Giulio II assume il ruolo di delegato papale in Francia, dove rimarrà fino al 1484. Sempre in Francia conobbe Lucrezia Normanni, che nel 1483 gli diede una figlia illegittima, Felice della Rovere. Nel 1492 divenne papa il suo rivale Rodrigo Borgia, con il nome di Alessandro VI, grazie a una compravendita di voti. Della Rovere decise perciò di trasferirsi a Parigi, dove convinse il re Carlo VIII ad invadere la penisola. Tuttavia, il piano ideato non ebbe il successo sperato e il papa non venne deposto. Alessandro VI morì nel 1503 e divenne papa Francesco Todeschini Piccolomini, con il nome di Pio III, che morì dopo poche settimane a causa di una malattia. Della Rovere, mirando a diventare papa, ottenne l'appoggio alle elezioni di Cesare Borgia, in cambio del riconoscimento di alcuni domini nell'Italia centro-settentrionale. Riuscì ad essere nominato papa Giulio II nel conclave del 31 ottobre 1503. Il suo obiettivo era la creazione di corpi militari per la consolidazione dei domini della Chiesa. Sempre nello stesso anno affidò a Donato Badamante l'incarico di rendere più funzionale l'assetto di Roma, il quale realizzò il nuovo progetto della Basilica di San Pietro. Nel dicembre del 1503 terminò la tregua con i Borgia e Giulio II procedette alla riconquista dei territori del Duca, il quale venne recluso a Castel Sant'Angelo. Nel 1505 Michelangelo venne convocato da Giulio II a Roma con l'incarico di realizzare un imponente monumento funebre per il pontefice stesso. Nel 1506 istituì il Corpo della Guardia Svizzera, come da tempo progettato. Nello stesso anno le milizie papali conquistarono Perugia e Bologna. Michelangelo tornò a lavorare per il Papa nel 1507, quando gli affidò le decorazioni della volta della Cappella Sistina. Giulio II nel 1508 formò un'alleanza tra Francia, Spagna e Sacro Romano Impero e nacque la Lega di Cambrai con lo scopo di combattere la Repubblica di Venezia, la quale insediava le roccaforti appartenenti alla Chiesa presenti in Romagna. I veneziani subirono una dura sconfitta nella battaglia di Agnaldello del 1509. Tra il 1508 e il 1509 recluterà il pittore Raffaello Sanzio, al quale commissionerà le decorazioni del primo nucleo dei Musei Vaticani, fondati da Giulio II nel 1506. Nel settembre del 1510 i vescovi francesi sconfessarono l'obbedienza e mirarono alla deposizione di Giulio II. Il Papa formò quindi nel 1511 una nuova alleanza, nota come Lega Santa, tra Inghilterra, il Regno di Castiglia e la Repubblica di Venezia, che combatterono contro i francesi, i quali riuscirono ad avere la meglio nonostante le numerose perdite. Tuttavia, Giulio II morì all'età di 70 anni, il 21 febbraio 1513, a causa di una febbre influenzale.